E ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo video di Clash di Craft of Clans, scusate. Come vedete oggi non siamo nel nostro villo. Ops, ho spoilerato troppo. Non siamo nel nostro villo. Infatti qua è il villo di Liam, se voi vedete bene. Volevo farvi vedere che lui ha l'enchanting table qui dentro. Oggi sono senza nessuno perché è tardissimo. E mi ha enchantato questo piccone. E adesso ho efficienza e indistruttibilità. Ricordiamo che qui indistruttibilità è quasi inutile, quindi grazie lo stesso Liam, ma no grazie. Cioè sì, grazie, però grazie. Facciamo slash cosa? Slash cosa? Facciamo slash slash cosa? Island. Ok. E non è l'Islanda. Andiamo avanti. Qua allora, rispiego tutto. Qui ho fatto un sistema di mura, anche se è inutile perché comunque entreranno lo stesso la gente tipo da qua. Però mi sembrava figo e riassomigliava più al videogioco. Qui ho spostato la torre, infatti ho espanso verso di qua e non verso di qua perché verso di qua è buggato. Ho dovuto fare questo giro, rompere un blocco verso di qua e andare verso di qua. Perfetto. Perché qui c'è un posto vuoto? Allora, ve lo spiego subito. Facciamo così e prendiamo una struttura. Qui si sbloccheranno in futuro. Infatti questo qua è la Tesla occulta e questo qua è la torre inferno. Allora dobbiamo prendere un cannone. Oh, un cannone, che figata. Mettiamolo qua. Qua. Ok, questo qua è un cannone. Sparerà, tipo ucciderà la gente tantissimo. Quando serve un level up, 6000 gemme. Perfetto. Allora, visto che io è da tantissimo che non torno qui sopra, ma a voi sembra ieri, perché oggi è mercoledì sera, però questo qua lo vedrete venerdì. Perfetto. Prendiamo queste 500 oro. Perfetto. Oggi non m'è registrato così sciolto. Ho risolto anche il problema per il microfono e scusatemi per il primo episodio. Allora, adesso io andrei a provare questo piccone, quindi facciamo slash capital. Perfetto. E ho scoperto, ragazzi, che questo qui non è un blocco d'oro, ma è una stella del Nether. E la texture lo fa così. Non so neanche io perché. E qui ovviamente vedete roba buggata, perché ultimamente ho citato un po'. No, dai, diciamo di no. Mettiamo insieme sto pietrisco. Perfetto. Andiamo a provare questo. Ah, io ho fatto il warp, giusto, ve l'ho fatto vedere. Quindi mi conviene far così. Andare qui e usare il warp, perché è la cosa più comoda che c'è. Perfetto. Però quando siamo qui non possiamo tornare indietro. Ho visto anche il bug di Luke. E ricordate ragazzi, io non sono qui in questo clan perché c'è Luke. L'ho scelto a caso inizialmente. Infatti io e Liam siamo capitati casualmente nello stesso clan, perché poi l'ha scelto Luke e ho detto va bene, saranno coincidenze. E influisce un po' su di me, perché io non riesco a registrare quando ci sono troppe persone, perché tipo guardate qua, oh, e sono tutti solo a questo clan. Allora pare che va benissimo, anzi va super mega benissimo. Guardate, scavo il mondo con sto coso. Dai, è abbastanza figo, dai. Preferivo fortuna. Infatti adesso Liam ha fatto un altro due picconi con fortuna e gli ho chiesto se me ne poteva dare uno e lui ha detto va bene, quindi fin quando ce li dà noi ce li prendiamo. Allora, parlando del bug di Luke, cioè soprannominato il bug di Luke perché poi mica l'ha inventato lui, ma è stato scoperto perché ha rigirato la montagna e è riuscito astutamente arrivare al tier 10. Adesso hanno bloccato proprio le miniere lì sopra, quindi penso che la gente bestemmi del tier 10 adesso. E però l'unico clan dove non è bloccato è il clan ninja. Il clan ninja è, diciamo, il meno usato, quindi saranno sì e no 10 persone, quindi diciamo che influisce, non influisce su di noi, perché a noi non ce ne frega niente, perché faremo roba legalmente. Legalmente. Non fate caso al Blaze Road nell'inventario. Va bene, io so che questa parte è super mega noiosa, però ci tocca. Perché vediamo quanto costa il tier. Lo so che lo vedo. Ah, ecco. Oh, upgrade tier 3. Oh, comodo, non l'avevo visto. Oddio. No, cosa è successo?
No, ragazzi, guardate qua. Che è sto bug? No, c'è gente. No, io non lo so che è successo. Va bene, raga. Boh, io non so. Quindi torno a... Ritorniamo all'isola. L'avete visto, ragazzi, che cazzo di bug? Ah, io stavo pensando anche di upgradare il guardiano in un... Allora, noi siamo adesso a 2000 e gemme ce ne saranno 1500, ma le facciamo subito. E io lo vorrei upgradare a Wizard, perché lo reputo il più utile. Quindi vado un attimo in miniera e ci vediamo tra relativamente poco. Ho preso un bel po' di provviste, adesso direi di andarle a cuocere e a vendere. E vi insegno anche un piccolo trucchetto aggiunto dal server, quindi non è un bug, non è niente di censurabile e riparabile, qualcosa aggiunto dal server. Andiamo all'isola. Perfetto, andiamo in queste cose. Allora, se noi mettiamo qualunque cosa vogliamo cuocere, aspettate che è un po' troppo questo. Mettiamo 15. Se noi facciamo lo stesso bug della vendita, ce lo cuoce. Quindi abbiamo capito che la vendita è questo, è qualcosa voluto dal server, perché se no non si potrebbe cuocere, cioè non funzionerebbe mai nella vita. E adesso mettiamo questo a cuocere, intanto andiamo a vendere queste quattro cose che ci siamo fatti. Intanto io metterei a posto questa roba. Perfetto. Abbiamo fame? Un pochino, quindi mangiamo un po'. Adesso faremo 1000 e qualcosa di gemme. Allora, capital. Perfetto. E andiamo, perfetto, più veloce della luce. Allora, come in ogni puntata, vediamo chi c'è di importante. Boh, nessuno? Sì, penso nessuno. Comunque, andiamo a vendere tutta questa roba. La vendiamo così. Ricordate, ragazzi, se trovate i blocchi di redstone, qualunque blocco, fatelo cioè, trasformatelo sempre in un blocco normale. Se no, cioè, tipo il carbone dai blocchi, trasformatelo in carbone. Vediamo. Oh, siamo andati abbastanza bene, ragazzi. Ok, ci bastano giusti. Ci manca solo il grande, che sarebbe questa roba che stiamo mettendo a cuocere. Allora vediamo il wizard. Olè. Oh, che figata, anche la skin dei wizard. E questo blocco non c'entra niente. Già, non c'entri niente. Ehi, blocco, ehi wizard, hai un blocco in testa che non c'entra niente con te, ne sei consapevole? Ha risposto di sì, facciamo finta di sì, se no esce una voce fatta da Liam che dice di sì. Adesso vediamo quando hanno prodotto questi estrattori di elisir. Ancora 42, però non ci fanno schifo, quindi li prendiamo. Vediamo un upgrade a questo qua quando costa 8000 gemme. 8000 gemme sono un po' di lavoro, quindi vediamo qualche upgrade qua. Che costa 3000 elisir. Allora, prossima cosa, prossimo traguardo sarà raggiungere 3000 elisir per mandare avanti, diciamo, modificare questo coso, perché è un po' inutile adesso, ora come ora. E il cannone quando costi 6000 gemme. Speriamo che tutta questa roba ci dia 6000 gemme. Guardate che qua già è finito. Rimettiamo a cuocere. Intanto prendiamo questi lingotti e andiamo qua. Questo qua è già cotto. E qui che abbiamo? Ah, questo qua vi ho fatto la dimostrazione l'altra volta di Nettuno, qui neanche c'è. Comunque ho visto che è efficienza 4, indistruttibilità 3, non efficienza tipo 2, efficienza 4. Quindi chiappo tutto, però mi serve un fortuna. Io voglio un fortuna, a forza lo voglio, voglio un fortuna piccone. Oh, e me lo faccio da Liam. Oh, poi, allora, voi vi chiedete dove mette il ferro Robby Minewolf? Esatto, bella domanda. Allora, prendiamo questo, così abbiamo una scusa per andare alla capital. Ok. E dove mette Robby Minewolf? Li mette dentro delle Ender Chest. Queste qui sono loccate. Guarda qua che skin figa. Ehi, GG. È tipo un Iron Man layer staccate fighe. Wow, che figata. Io raggiusterei anche un po' il piccone, quindi... Ehi, tu... andiamo da Iron Man. Anzi, da questo tipo. Ok, abbiamo raggiustato il piccone. Non so cosa serve l'enchanting... l'enchanting indistruttibilità qui,
anche se non lo siamo mai. Allora vediamo, aprendo qui, vediamo che teniamo queste cose perché io sono stupido. E in più ci metto il ferro, per così quando arriveremo tipo a 23 mi sembra, 24, possiamo farci un'armatura in ferro. Tipo questa gente già ce l'ha in diamante. Poi volevo dirvi un'altra cosa, abbiamo un TS tutto nostro. Stavo dicendo che, scusate ma c'è stata una piccola interruzione. Stavo dicendo che abbiamo aperto un TS e in è privato, quindi non dobbiamo più dipendere da nessuno. È stato da Liam, cioè da un host, che non so se posso dirlo, quindi. E però l'ha creato Liam, quindi non so che dirvi. Passateci, lascio come sempre il link del TS in descrizione. E io, visto che abbiamo fatto già tanti minuti di video, direi di salutarvi e non andiamo neanche in war, anzi ci vado off camera. E ci vediamo a un prossimo video. Ciao ciao!